terra di lavoro e ci illustrerà i fatti della città di Napoli e di terra di lavoro, soprattutto di Ruffo, che è del duca di Rocca Romana, Lucio Caracciolo. Grazie, grazie. Innanzitutto io devo ringraziare l'amministrazione popolare di Rocca Romana, il sindaco di Nola Pelosa, che ci siamo conosciuti già per qualche tempo, quello di Cavo Scalina, il professor Bodaro, che conduce i lavori in maniera precisa e puntuale, e soprattutto tutti quanti voi che siete intervenuti, nonostante il tempo poco clemente, perché questa nostra provincia, ma non solo questa nostra provincia, come sappiamo, la nord a sud è flagellata dalla alluvioni, Venezia, ma anche Matera, forse di Matera se ne ricorda un po' di meno, lasciamo perdere, se noi pensiamo che Matera è l'unica provincia d'Italia dove la stazione ferroviaria, ci arriva il treno. Questo è ringrazio Claudio Saltarelli, perché se queste gesta che avevo io nel 1799 sono conosciuti ormai un po' di più, è proprio grazie al suo impegno e all'impegno dell'associazione, agli sketch di Raimondo, che sono sempre molto puntuali, che inquadrano meravigliosamente bene il periodo storico che abbiamo, che cercheremo di tratteggiare. Il mio intervento sarà diviso in due parti. La prima parte un po' più corposa, sempre nei limiti di tempo contenuti, quindi non abbiate paura, di qui a mezzanotte ne andremo, e poi l'ultimo pezzo finale parleremo proprio del duca di Rocca Romana. Claudio già ha introdotto l'argomento, i francesi napoleonici giacobini vengono in Italia nel tentativo di impossessarsi delle ricchezze di questo territorio fertile che era la penisola dal nord al sud, e quindi occupano il nord Italia, vengono creati le fantocce, la Cisfadana, la Cisalpina, non abbiamo le reminiscenze storiche delle medie, delle scuole, poi occupa il Ducato d'Italia centrale, poi lo Stato della Chiesa, e quindi dovrebbe passare a occupare il regno di Napoli. Giunto a Roma però si ferma. Perché si ferma? Si ferma perché l'esercito napoleonico, che era guidato dal generale giovane ma valente Jean Pierre de Chambord, si ferma a Roma perché non va più giù, perché non aveva le truppe necessarie per affrontare quello che si riteneva fosse un compito molto più alto. A questo punto il re di Napoli, che era Ferdinando IV di Borbone, decide di precorrere gli eventi, temendo per l'invasione del regno, arma il suo esercito e va all'assalto dei francesi e giacobini che stavano a Roma, perché voleva restituire lo Stato Pontificio al suo legittimo governante, che era il Papa. Arma questo esercito abbastanza numeroso, oltre 45.000 uomini, ha però il torto di affidarlo alla persona sbagliata, e qui diciamo che i Borboni, queste vuol dire le scelte di strategia militare, di individuazione dei campi militari, non sono molto fortunate, mettiamola così. Perché scelgono come comandante in capo un generale austriaco dal cognome altisonante Karl Mack von Niebuhr. Già a sentire il nome, sì, non si mette paura, dopo guardo i film di fantozzi, effettivamente non era una figura fantoziana questo Karl Mack, perché era un grande esperto, un grande teologo della Ars Bellica, e aveva però l'unico vero che non aveva mai combattuto una battaglia. Aveva soltanto studiato l'arte della guerra, teoricamente, ma non si era mai cimentato sul campo di battaglia. Fatto sta che nel dicembre del 1798 l'armata napoleonica passa il confine, oltrepassa i muri,
si produce lo Stato Pontificio, i francesi, che erano in numero infinitamente minore, si ritirano a nord di Roma e Mack e lo stesso Dorato Ferdinando IV entrano trionfalmente a Roma. E qui comincia di guai, perché lui aveva diviso in tre colonne il suo esercito. Championnet, che invece l'arte militare la conosceva proprio sul campo, sconfigge, proprio approfittando di questa divisione eccessiva dell'esercito napoletano, sconfigge a più riprese a nord di Roma l'esercito napoletano, che improvvisamente si rompe e si dà alla fuga. Si dà alla fuga, quindi torna dietro verso il Liri, oltrepassa il confine, gettano gli armamenti nel fiume per ritirarsi verso Capua, dove speravano di mettere un argine a questa avanzata. Praticamente l'esercito comandato da questo Carlo Mack non dà una grande prova di sé. Il re Ferdinando IV, sentendosi in pericolo, forse è rappresentante della legittima monarchia borbonica, decide improvvisamente di andare, di rifugiarsi a Palermo, e quindi attraverso le navi dell'ammiraglio Nelson viene con tutta la principessa, con la regina, e si rifugia a Palermo, lasciando il regno di Napoli ad un vicario generale che era un tale Pigliatelli, il quale Pigliatelli fa una cosa ancora peggiore, perché l'11 di dicembre a Sparanese, qui vicino, stipula un armistizio con il Championnet, nel frattempo aveva superato San Germano, Cassino e Marciano a Socacqua. Un armistizio che praticamente consegna il regno di Napoli ai francesi. E qui poi avrà una grande parte il Duca di Rocca Romana, poi lo vedremo successivamente. Dopo un paio di giorni, siccome le clausole dell'armistizio erano particolarmente onerose anche a livello di contribuzioni, e qui i francesi, i giacobini erano maestri a chiedere contribuzioni, sa qualcosa la veneranda abbazia di Monte Cassino, che venne letteralmente spogliata dai vari generali francesi che passavano intanto in Italia, perché i giacobini avanzavano come delle popolazioni barbari, non erano di popolo, ogni generale aveva il suo reggimento, chiamiamolo così, e quindi quello che veniva dopo andava sempre a chiedere, a bussare i soldi, incurante di quello che aveva fatto il precedente. Fatto sta che quando il governo napoletano, ormai ridotto ai limiti interni, non riesce a ottemperare le clausole armistiziali, Championnet prende il destro per rompere l'armistizio e di procedere alla conquista di Napoli. Ormai la truffa non c'era più, l'uppa di Polacca non c'era più, andati dalle porte di Napoli, però alla sfortuna di battersi contro i Lazza. I Lazza chi erano? Il popolino di Napoli, che in mancanza dell'esercito regolare aveva preso le difese della monarchia, della città di Terreno. Combattono per due giorni una lotta violentissima, soprattutto al ponte della Maddalena e a Porta Capuana, cadono in oltre 10.000 i Lazzari, e saranno elogiati allo stesso Championnet, che elogia, lo stesso Thiebaud elogia questi generali francesi, elogia questi Lazzari, che combattevano come fossero degli armi, come se fossero indemoniati. Fatto sta, però, dopo un paio di giorni, la resistenza di questi poveretti, che capono a decine di migliaia, proprio in quei posti che ho detto prima, viene superata e Championnet può entrare a Napoli. Il giorno prima, questo succede il 23, se non vado avanti, il giorno prima, il 22 gennaio, un gruppo di cosiddetti patrioti napoletani, sentendosi ormai al sicuro, perché le truppe francesi erano proprio alle porte di Napoli, proclamano la Repubblica Napoletana una e indipendente. Non è la Repubblica Partenopea, non è di iscriversi in sette mesi. Repubblica Napoletana. Il primo presidente, purtroppo, sparare carbonate sui Lazzari che resistevano e cercavano di impedire la resistenza, quindi il passaggio dei francesi. Nel frattempo, quindi,
brigata, e nel frattempo in Sicilia